Per 20 minuti stacchiamo il telefono. Ci riusciamo? Sarà difficile resistere per tutto il nostro approfondimento a non dare nemmeno una sbirciatina, ma in realtà oggi parliamo proprio di questo, indaghiamo questo strano rapporto. È solo malcostume o c'è anche qualcosa di patologico? I nostri ospiti sono pronti, noi facciamo le domande, sigla, spegnete il cellulare. Sempre connessi è il titolo della nostra puntata di questa sera. Riusciremo a sopravvivere staccando il telefono per 20 minuti? Lo vediamo insieme, vi presento subito i nostri ospiti. Abbiamo il professor Mario Morcellini, docente alla Sapienza di Roma, benvenuto, e commissario dell'OGCOM. Abbiamo il dottor Paolo Cianconi, psichiatra e psicoterapeuta, e poi abbiamo in collegamento Aldo Cazzullo, scrittore e giornalista del Corriere della Sera. Avremo poi delle incursioni a sorpresa anche di Lillo e Greg, che sono a teatro in questi giorni con lo spettacolo Gagman, i fantastici sketch che ci aiuteranno a guardare il fenomeno anche con un po' di ironia. Allora, sempre connessi, dicevamo, il titolo di questa sera è parte da una foto. La vediamo insieme, chiediamo alla regia di mandarla in onda, perché questa foto rappresenta esattamente quello che è il nostro mondo. Ossia, ci sono un gruppo di giovani che guardano gli smartphone invece di guardare, di ammirare la meravigliosa opera di Rembrandt, La Ronda di Notte. Allora, questo è il mondo che vogliamo raccontare, questo è il rapporto tra giovani e cellulare che ha molto colpito Aldo Cazzullo, che ha scritto un libro a sei mani con i suoi figli, Francesco e Rossana, Metti via quel cellulare, che ha venduto oltre 100.000 copie. Aldo, è la dimostrazione evidente di quello, quanto sia attuale questo tema. E come ti è nata l'idea del libro? Veramente con una intimidazione a togliere il cellulare? Ma è nata dal fatto che vedevo sempre i miei figli chini sul cellulare, e però loro mi hanno risposto: papà, tu sei l'ultimo che può parlare perché anche tu hai sempre il cellulare in mano. È una specie di maledizione, le cene non sono più cene, le vacanze non sono più vacanze. È rimasto famoso il video un paio d'anni fa di questi cinesi che erano anche loro come i ragazzini davanti alla Ronda di Notte, chini sul cellulare, ed erano in gondola a Venezia, stavano attraversando la città più bella del mondo. E il dialogo ci è servito molto. Adesso i miei figli usano il cellulare un po' meno e un po' meglio, ma soprattutto io ho capito meglio che senza cellulare non si può vivere. L'importante è essere noi il padrone del cellulare e non il cellulare il nostro padrone. Certo, professore, che cosa sta succedendo? Internet ha avvicinato il mondo, però a che prezzo? A caro prezzo, sì. L'immagine mi ha fatto venire in mente una battuta che raccontata dal cardinal Ravasi di un colloquio, una passeggiata con modestamente il poeta Mario Luzzi, in cui vedono la famigliola raccolta davanti alla televisione. A Firenze capita che ci siano delle case in cui dai viali si... E lui dice questa frase fantastica: non si capisce se sono seduti o in ginocchio davanti alla televisione. Ora, rispetto a quello che sta succedendo oggi, la televisione è un miracolo, perché comunque almeno lì c'era una famiglia riunita e guardavano quell'oggetto, ma c'era tempo per parlare. Le tecnologie portabili, quelle che hai in mano, ma è una banalità dire che sono in mano perché sono molto più dentro di noi. Se guardate bene quelle immagini, spero che si possano rivedere, è impressionante la riduzione delle distanze tra il viso o lo sguardo, che è l'elemento fondamentale della scoperta del mondo, e la tecnologia, in quel caso uno smartphone, ma in altri casi è ovviamente un tablet, che già ha una diversa razionalità perché consente un po' di più l'uso delle parole. Un minimo di interazione, no? È sconvolgente però il fatto che noi siamo riusciti a produrre una generazione, sto ovviamente semplificando perché abbiamo poco tempo, ci sono anche grandi eccezioni, sempre di più, mentre fino a poco tempo fa non c'erano eccezioni, cioè le tecnologie erano dispotiche, facevano quello che volevano dei ragazzi, ammesso che oggi non sia ancora fortunata questa formula. Ma a me colpisce il fatto che noi non riusciamo a capire come mai si stabilisca un rapporto così forte tra loro e le tecnologie, decretando la fine con tutti i rapporti che c'erano prima. Vediamo perché... se ce lo spiega il dottor Cianconi. Dottor Cianconi, è un malcostume l'uso del cellulare, invece quando è che nasconde altro, qualche forma di patologia? Allora, innanzitutto è una
è una situazione che stiamo studiando. Possiamo dire che è una dimensione abbastanza espansa di malcostume, di trasformazione, anche di una dimensione nuova dell'accesso alle tecnologie, però con un nocciolo centrale di disturbo psicopatologico che sta cominciando a venire fuori dagli studi di settore. Ma non è che se uno poi non sta sul cellulare rischia di isolarsi ancora di più? Allora, ci sono varie discussioni, soprattutto tira in campo il più ampio fattore, se è una dipendenza, se non sia come una dipendenza o sia qualche altra cosa. Diciamo che l'uso degli smartphone nella sua accezione peggiore fa parte del più ampio gruppo dell'uso non corretto delle tecnologie di internet, e quindi diciamo rispetto alla dipendenza, rispetto allo studio delle dipendenze sulle sostanze, per esempio, soddisfa 4 elementi su 5, l'uso sbagliato, 4 elementi su 5 delle dipendenze, che sono per esempio la perdita del controllo, il craving, cioè la voglia di stare sempre vicino al cellulare, la sostituzione di attività alternative, quale stare con la famiglia, lavoro, e poi soprattutto il danno, cioè nonostante ci siano dei danni, continui ad andare avanti. L'unica cosa su cui si discute, che non è sicuro che sia compiuta questa ultima caratterizzazione, è se porti delle deformazioni neurofisiologiche, quindi certo, per esempio alterazioni della memoria, come si vede nelle sostanze. Lo vedremo quando cresceranno. Intanto andiamo a vedere tra i ragazzi che cosa ci hanno risposto. Ragazzi e non, perché la nostra Maria Lepri ha fatto un giro. Sentiamo. Noi da giovani non lo avevamo e siamo stati bene. Oggi ce l'hanno troppo presto, sono troppo dipendenti dal telefono. Prima si faceva un pranzo a casa, si andava, si parlava, si rideva, si giocava. Adesso basta, ciao nonna, come stai? Sì e no, li rivedi all'ora di tavola, che poi osano pure venire a tavola col telefonino appoggiato sulla tavola. Io ho due figli e ho regalato il cellulare a 12 anni. Me l'hanno chiesto loro, poi perché era utile, perché erano soli a casa, io lavorando, almeno potevamo restare in contatto. Me l'hanno regalato mia figlia, un po' per comodità, perché quando vado in giro con la macchina e poi c'ho i giochetti e ci passo tempo. In realtà io ho un rapporto un po' conflittuale col cellulare, non lo uso molto, preferisco la comunicazione faccia a faccia. Mi sono eliminata pure i social per non perdere tutto questo tempo, perché ne sono consapevole. A mia figlia gliel'ho regalato quando, andando a sciare, si era persa, non la trovavo e allora ho ceduto. Gli over 40 attaccati ai cellulari sono peggio dei bambini, però in teoria dovremmo essere noi ad educare a loro, se non gli dai il buon esempio non impareranno mai. Se sto a cena con una bella ragazza non lo tiro fuori il cellulare, e se lei lo guarda un po' mi dà fastidio. Molto spesso quando vado a un ristorante da qualche parte vedo che proprio tra persone non c'è una connessione ormai, solamente tramite il telefono, se no no. Adesso sembra anche che si siano rigirate un po' le cose, cioè magari molte volte vedo mio padre che sta sempre al telefono, poi mi dice per lavoro. Magari sì, magari no, cioè alla fine è entrato nelle vite di tutti, secondo me. Si è rassegnato a questo uso continuo dei telefoni? Assolutamente no, e dobbiamo cercare di contrastare questa abitudine che ormai hanno questi ragazzi di essere collegati continuamente, ed essere sempre in rete. Aldo, in realtà da questi pareri che abbiamo raccolto si scopre che forse i social stanno diventando da vecchi, perché la ragazzina, la più giovane che abbiamo incontrato, ha detto che sta togliendo in realtà l'uso del cellulare. Scopriamo di essere stati sorpassati da noi stessi. Ma io spero che tante ragazzine prendano esempio da lei. A me un agente della polizia postale ha raccontato che una delle mode che invece è in voga adesso tra i ragazzini, tra i fidanzatini in particolare, lui chiede a lei come prova d'amore una sua foto intima. Magari lei cede e lui non resiste alla tentazione di condividerla con gli amici per farsi bello, oppure per vendicarsi quando la fidanzatina l'ha lasciato. Poi le mamme vanno alla polizia postale a chiedere giustamente: questa foto deve sparire. La polizia postale scrive a Facebook, che sta in America e neanche risponde, quella foto ormai è diventata pubblica. E quindi le nostre figlie, i nostri nipoti devono capire che loro sono la cosa più bella che c'è sotto il cielo, non devono rendere conto a nessuno, se non a loro stesse, della loro dignità, non devono cedere a queste pretese. Nello stesso tempo i miei figli, Rossana e Francesco, mi hanno spiegato, in questo libro che abbiamo fatto insieme, in questo lungo dialogo, che i social a volte possono anche servire a integrarsi, a interagire. Ci sono dei ragazzini autistici che non uscivano di casa e che sono usciti
usciti di casa per la prima volta per giocare a Pokémon Go, un gioco che ha funestato l'estate delle famiglie italiane un paio di anni fa. Beh, grazie al fatto di giocare insieme sulla rete, e il cellulare in realtà loro non lo usano per telefonare, è un trampolino per gettarsi nel vasto mare della rete, grazie a quel gioco i ragazzini hanno scoperto che esisteva un mondo, che esisteva una vita. E quindi è vero, a volte rinunciare al cellulare può anche voler dire essere tagliati fuori. L'importante, ripeto, è usarlo un po' meno e un po' meglio. E concludo, i miei figli mi hanno detto: guarda papà, che la responsabilità della nostra educazione resta a voi adulti. Il cellulare a volte voi ce lo date in mano un po' come da bambini vi mettevamo davanti alla TV per sostituire appunto il rapporto con la mamma o addirittura con la babysitter, però la responsabilità di quello che noi siamo è vostra, tocca a voi genitori, a voi nonni, trasmetterci valori, passioni, interessi. Il cellulare è soltanto un alibi a questo punto per noi adulti. Certo, professor Morcellini, certo, poi si rischia di cadere nel bullismo, si danno degli elementi che possono creare il cyberbullismo. Essere sempre connessi e condividere tutto in rete in effetti ha molti problemi sulla privacy, e adesso tiene molto banco il dibattito sul 5G. Sì, però farei un passo indietro sul concetto di dipendenza, perché mentre sono assolutamente affascinato dal fatto che ci siano studi, la generalità dei casi debbono almeno avere un piccolo elemento di correzione. Il primo, c'è più imitazione che dipendenza. Non è un granché, perché l'imitazione non prepara mai comportamenti e l'autonomia, quindi i nostri problemi come educatori adulti rimangono invariati. Ma da un altro punto di vista, non è detto che non sia una fase in cui la spettacolarità e modernità delle tecnologie la faccia da padrona, perché è la fase del loro festival non proprio aurorale, ma diciamo è il massimo picco della bellezza di questi artefatti. Quindi non possiamo escludere che ci sia anche un processo di progressiva domiciliazione di questi, e qui ci vogliono però operazioni sociali, perché la ragione per cui lui cita questi dati è fondamentale, perché noi abbiamo bisogno di un principio di precauzione, perché non sappiamo quello che succederà, certo, nel loro sviluppo cognitivo nel tempo, e questo riguarda in particolare i bambini piccolissimi. Lì noi facciamo finta di non sapere che loro hanno a mano degli strumenti cognitivi, così i loro genitori li entusiasticamente li chiamano, che interviene su di loro quando non hanno ancora del tutto formato le loro capacità, per esempio la memoria. Certo. Solo Dio sa quello che può succedere. Dottor Cianconi, nel tempo. Voi avete qualcuno che sta in dipendenza? C'è una terapia per uscire dalla dipendenza dei social? È prevista? Allora, dunque, ci sono innanzitutto soprattutto studi fatti in Australia, in Cina, Hong Kong parecchio, sull'utilizzo degli smartphone. Direi comunque che un discorso da fare su questo è sicuramente quello come spinge il mercato da questo punto di vista. Il mercato produce app e strumenti che spingono il continuo uso della tecnologia, al flusso informativo, adesione continua ai like. Se sei un po' diciamo depresso, ansioso, lo strumento non fa altro che canalizzare questo tipo di disagio. Se sei invece insicuro, magari c'è una relazione che sta andando male, cominci a seguire il profilo della persona, vedi i like, se sono stati messi, si rientra poi nell'ossessivo si rientra in una struttura di tipo ossessivo. Allora stanno uscendo delle scale, per esempio c'è la scala dell'assessment, la SAS, Scale for Assessment of Smartphone Use, che è una scala che utilizzano nel mondo anglosassone per vedere quanto si avvicina alla dipendenza e quanto si avvicina al danno, disturbo traumatico, disturbo ossessivo, l'utilizzo di questi dispositivi. Allora, sorridiamo un attimo, andiamo a vedere con ironia questo argomento con Lillo e Greg. Vediamo un attimo. Lillo, l'hai scaricata la nuova applicazione Hai Sasso Piatto? Hai Sasso Piatto? Hai Sasso Piatto. Non ce l'ho, che applicazione è? No, scarica, è fantastica. Praticamente, la trovi subito. Hai Sasso Piatto, no? Aspetta, vediamo un po'. Eccola qua. Sì, esatto. Scarico? Sì. Hai Sasso Piatto. Puoi scaricare, vedi, cioè le icone di tutti quanti i sassi, cioè sassi, ciottoli, pietre, roccette, ma perché? Breccole, sì, serci. Quindi praticamente è un'opzione che, per cui hai piatti, tutti. Però, sì. Cioè? E puoi scegliere anche tu la levigatura. Ah, del sasso bianco. Una volta scelto il sasso bianco, scegli il diametro, vedi il colore. Vabbè, metti del questo, sasso, questo qua, ecco, scelgo questo. Ecco. Tu ti trovi sempre in riva al lago, in riva al mare, vuoi fare il gioco quello dei sassi, no? Che rimbalzano. Quello che sull'acqua, rimbalzano sì. Sull'acqua, che ci vuole il sasso piatto, effettivamente. Non c'ho il sasso. Adesso ce l'hai già scaricato, lo puoi usare direttamente il cellulare. Lo faccio con l'iPhone? Sì. Cioè tiro l'iPhone in acqua, sì, e mi rimbalza. Sì, e poi ti scrive anche quanti rimbalzi hai fatto,
perché se vuoi fare. Però devo recuperare il telefono. Se lo recuperi te lo ritrovi, sì. E poi si bagna, tra l'altro. Ah, quello sì, è ovvio, sì. Cioè lo fai una volta e poi il telefono lo butti. Sì. Però se hai salvato tutto quanto. Se ho fatto il backup, il backup ti dice quanti rimbalzi hai fatto. La cancello sta applicazione. Non ti è piaciuta? Non mi convince. Non puoi provare. No. In effetti c'è un'app per tutto. Adesso fa molto discutere l'app per il riconoscimento facciale. Professore, è di oggi la notizia. Sicuramente quello che veniva detto un attimo fa, le tecnologie stanno producendo continui meccanismi per aumentare la desiderabilità delle tecnologie. In questo noi dobbiamo fare delle operazioni molto concrete, perché tutto questo e anche le cose che ci dicevano gli altri ospiti vanno nella direzione che queste tecnologie soddisfano bisogni. Prima del loro arrivo qualcun altro soddisfaceva in qualche misura, non in modo altrettanto estetizzante e a livello di intrattenimento, ma qualcosa funzionava ed erano gli adulti, gli altri soggetti intorno, fratelli eccetera. Allora gli adulti devono smetterla di dimettersi di fare gli adulti. I genitori debbono pensare di essere genitori e non amici come loro fanno. Già queste due modeste, per esempio, un adulto che vede un eccesso di attenzione per i cellulari e persuade i propri figli, e qui è un po' troppo encomiastica la cosa, certo. Ma io ho letto il libro quindi devo restituire questa percezione, a scrivere con lui, quello è un atto potentissimo. E non certo. Si vede perché mai questa cioè, roba. La di Cazzullo è geniale in realtà. È geniale quella, così come è geniale la caricatura, perché l'unico modo per mettere in discussione sui giovani il carisma di questa roba è fargli vedere quanto sono ridicoli, quando sono ossessionati. Allora vi lancio una provocazione. In effetti il nostro linguaggio si sta un po' impoverendo con i social, certo, è tutto perché, abbreviato. Perché ci sono provoca le anche bullismo alla lingua, quello, certo. Ma siamo arrivati quasi a, diciamo, a confrontarci con le emoticons. Certo. Ma non sono i geroglifici egiziani, non siamo tornati indietro, ma guardateli, non sembrano veramente sì. Parlare... Sì. È un po' primitivo, dottore? Dottor Ciarconi? Sì, ha un concentrato di simbolismo, chiaramente, sì. Anche però per motivi di Aldo. economia, velocità... Esatto. Sì. Aldo, siamo tornati agli antichi egizi. Aggregatori di parole sono. Sono da aprire e scartare. Ma questo mi sembra almeno, guarda, il problema è che, vedi, un nativo digitale rischia di arrivare alla maggiore età senza aver mai giocato a pallone, senza aver mai letto un libro, senza aver fatto cose che non soltanto per la nostra generazione ma anche per i miei figli erano normali. I miei figli hanno cominciato a giocare ad acchiapparello prima che alla PlayStation, sì. Hanno imparato a leggere e scrivere prima di usare il tablet o lo smartphone, e invece mio nipotino che ha 5 anni ha imparato prima a usare lo smartphone che a leggere e scrivere, sì, sì, ecco, sì. Mi chiedo cosa sarà. È la prima volta che generazione. Succede nella storia degli uomini. Quindi, sì. Sono le tavolette egizie, certo. Cioè, gli uomini sono sempre entrati in società succede, attraverso, no? Un contatto con l'adulto e con il maestro. Oggi arriva il maestro e quello per loro è già vecchio rispetto a 2-3 anni di consumo del tablet eccetera, e badate, pensate a quanto riclassifica la forza dell'insegnante, sì, mentre prima era quello che apriva gli occhi sul mondo e sugli adulti, adesso ci pensa il tablet. Quanto usiamo i social in sostituzione delle babysitter, diciamo? Noi diciamo che i social sono parte di una grossa trasformazione sociale, Emanuela, quindi ci stiamo spostando verso un altro tipo di interpretazione totale della realtà. Questo è forse così che andrebbe messa la situazione nel globale. Di questa diciamo, trasformazione lo sfondo è opaco. Noi non sappiamo chi diverremo, non sappiamo cosa saranno le future generazioni, le gente che giocava a pallone può essere ormai campione di PS, giocava alla PlayStation, lo stesso tipo non si muove. Non sappiamo veramente dove stiamo andando con le trasformazioni digitali, perché così accade ogni volta che vengono inserite nuove tecnologie nei processi sociali, una specie di esperimento sociale. Sì. Ritorniamo da Lille e Greg, poi facciamo il giro conclusivo. Beh, l'hai scaricata? Hai Boomerang? Sì, l'ho scaricata, ma non capisco a che serve però. Che applicazione è? A cosa serve secondo te? Tu hai un boomerang? No. Quello serve. Mica esistono qui in Italia le boomerangherie. Devi andare in un posto... Cioè il telefonino diventa un boomerang praticamente. Diventa un boomerang, ma non solo, perché te un boomerang ne compri uno, magari vai in Australia, fai un viaggio. Invece guarda qui, ecco. Fai vedere un po'. Schiaccia sul cangurino. No, guarda quanti boomerang. Hai diverse dimensioni. Quindi mi scelgo foglie. Il boomerang, mi scelgo il mio boomerang. Quello classico, okay, quello io, classico, questo qua, australiano. Boomerang australiano, ok, esatto, perfetto. Adesso scegli la texture del legno. Questa è bella.
bella, questa scura, è bella, questa scura, questa, sì. Questa, l'ho scaricata anch'io questa qui. Ah, ok. A questo punto è pronto, come è un boomerang. È un boomerang. E quindi? È che torna indietro, no? Cioè se lo lancio torna indietro. Se lo lancio e non prendi nulla, torna indietro. Ma che sei scemo? Ma hai distrutto il cellulare? Perché ho preso il muro, se no sarebbe tornato indietro. Bene, rimaniamo così. Vi ringrazio, ringrazio tutti i nostri ospiti. Purtroppo il tempo a nostra disposizione per le domande è terminato. Voi continuate però a cercare delle risposte. Noi ci diamo appuntamento domani alla stessa ora. Grazie a tutti per essere stati con noi. Grazie, grazie. A domani. Grazie, buonasera.